Quindi questo è un punto molto importante, un qualcosa che devi imparare ad utilizzare e non lasciarti, come dire, travolgere dal rifiuto, perché spesso le persone si fanno poi travolgere da chi le rifiuta. Salutiamo Luisa, salutiamo Angelo che forse Laura, non lo so, salutiamo Ilenia, salutiamo Roxy Rosa, e insomma tutte le persone, Light in the Art. Ricordo che se volete dare un sostegno al canale potete farlo semplicemente iscrivendovi al canale, già qualcosa, mettendo un like, oppure potete abbonarvi al canale per usufruire, ad esempio chi si abbona al canale può fare domande. Quindi questa è una buona possibilità, quella di abbonarsi, oppure se volete potete comunque dare un sostegno al canale facendo una piccola donazione al canale. Salutiamo anche Rosy. Allora, vediamo come gestire quindi queste situazioni, vediamo come gestire anche il fatto che una persona ti ignora cercando di non restarne coinvolti. Allora, ci sono diverse cose che possiamo fare. Intanto, quando un uomo ti ignora, cosa vuole ottenere quando un uomo ti ignora, anche se lui non lo ammetterà mai? Ovviamente, se uno sparisce definitivamente per sempre è un discorso diverso, ma ci sono quelli che ti ignorano, magari non rispondendo ai messaggi, ti ignorano non rispondendo magari, non facendosi trovare, insomma, ma però ogni tanto si rimanifestano fondamentalmente, no? Quindi questo è il concetto. Allora, che cosa vuole veramente un uomo quando ti ignora? Allora, comunque, Angelo è un oggettivo, non un nome, vabbè, comunque sia. Vediamo un attimino che cosa fare. Allora, esistono alcuni motivi possibili. Intanto ti può ignorare perché vuole farti sentire insicura. Cioè, una delle strategie per far sentire insicura una persona, magari una persona che si sente sicura, e anche sicura di se stessa, è, diciamo, ignorarti, perché potrebbe questo metterti in discussione ignorandoti. Questo è un modo per farti sentire inadeguata, farti sentire poco, diciamo, come dire, desiderabile, fondamentalmente, in modo che possa avere il controllo della relazione. Ecco, quindi fai attenzione perché un uomo che ti ignora potrebbe strategicamente, non perché magari ha studiato questa strategia, ma perché gli può venire spontanea, oppure qualcuno potrebbe anche averla presa, per carità. Però questo può essere un modo, perché salutiamo anche Lucia, ignorare una persona, salutiamo anche Rosy. Ignorare una persona è un qualcosa che può essere fortemente, diciamo, può rendere fortemente insicuro chi viene ignorato. E quindi chi ti ignora può farlo proprio con una situazione per gestire il controllo della relazione. E non è detto che quando uno ti ignora è perché non è interessato a te. Se non è interessato a te, sparisce definitivamente dalla tua vita, ma quelli che ti ignorano, vengono, vanno, non è detto che non siano interessati. Ovviamente vogliono avere potere sulla relazione. Salutiamo anche Betty Cottage. Vogliono avere potere sulla relazione. E poi un altro modo è perché vuole farti fare il primo passo, cioè vuole spingerti a investire su di lui.
Questo di ignorare, tra l'altro, è una strategia, no, diciamo, di seduzione fondamentalmente, è una strategia che può essere utilizzata nella seduzione, ovviamente quando le situazioni non vanno bene, però se sei tu oggetto, diciamo, di essere ignorata, tieni presente che una signora, che chi ti ignora potrebbe farlo per indurti a investire su di lui e quindi a coinvolgerti ancora di più. Questo è anche un modo per vedere se tu sei interessata e se sei disposta a fare la prima mossa, se sei disposta a, diciamo, a investire su di lui. Tieni presente che se tu investirai su di lui, ti coinvolgerai, perché vale sempre questo presupposto fondamentale, che è quello che ci insegnava anche il Piccolo Principe, no? Noi ci coinvolgiamo quando investiamo su una situazione. Cioè, se tu non investi nulla, non ti coinvolgi. Il Piccolo Principe, nel Piccolo Principe e la Rosa, lo spiega molto bene. Perché il Piccolo Principe cosa fa? Il Piccolo Principe in pratica, cosa fa? Ha la sua rosa e dà energia alla sua rosa, dà forza alla sua rosa. E anche se la sua rosa oggettivamente è meno bella di altre rose, quando gli dicono, ma vedi che ci sono tante rose, dice, sì, ma io la mia rosa la curo, mi prendo cura, le do energie. E questo è un punto fondamentale. Quindi questa è una possibilità, ovviamente. Ricordo che chi volesse fare domande deve necessariamente fare l'abbonamento o fare donazione, altrimenti non risponde alle domande. Questo ovviamente per dare pregio alle persone che sono abbonate e alle persone che fanno donazione. Salutiamo anche la nostra Roxy Rosa. Quindi fate donazione al canale e abbonatevi. Il fatto che uno dica se ti ignora non interessi è una cosa banale, è una cosa estremamente superficiale e non è così, cioè non è necessariamente così. Poi uno può dire, beh, se mi ignora non interessa, ma non è così, è sbagliato dirlo, cioè ed è sbagliato in senso generale. Intanto è sempre sbagliato generalizzare. Poi ovviamente potrebbe essere, diciamo, sicuramente arrabbiato e deluso da te. Cioè, ma questo devi saperlo, no? Se hai fatto qualcosa che in qualche modo lo ha ferito, diciamo, beh, potrebbe ignorarti come forma di punizione. Perché ignorare o cercare poco, manifestarsi poco, è anche la punizione del silenzio. I narcisisti, ad esempio, utilizzano molto questo, diciamo, punire col silenzio. Qua devi capire un attimino come sono andate le dinamiche della relazione. Potrebbe essere un modo per farti sapere che è arrabbiato, ad esempio, che ha bisogno di tempo per elaborare i sentimenti. Una persona potrebbe ignorare un'altra a seguito di un tradimento subito, ad esempio, no? Però questi sono casi particolari. Certo, c'è anche il caso che questa persona non è interessata a te, ma è uno dei tanti casi. Se non è interessata a te, però sparisce definitivamente, fondamentalmente, no? Perché è ovvio che se uno ti cerca, oh, salutiamo anche la nostra Patrizia, salutiamo la nostra Gina, se uno ti cerca, se uno ti cerca anche ogni tanto, diciamo, anche solo per portarti al parcheggio del cimitero, vuol dire che un interesse ce l'ha. E non è detto che chi ti ignora, perché è il caso in cui non è interessato a te è quando uno sparisce totalmente dalla tua vita, no? Certo, se uno sparisce totalmente, va con altre, fa con altre, non vuole neanche più vederti lontano un chilometro, allora significa che non è interessata a te. Ma in tutti gli altri casi c'è l'interesse, soltanto che tu non sei stato in grado di acquisire il potenziale giusto per coinvolgerlo di più, per far sì che le cose avvengano. Quindi le cose non sono così banali e semplici. Salutiamo anche Pamela. Le cose non sono così banali e semplici
diciamo, come si può pensare, ma le relazioni talvolta sono più complesse e noi dobbiamo imparare a gestirle fondamentalmente. Ma gestirle per non soffrire. È ovvio che se tu non soffri e uno ti ignora, tu gli fai il triplice ombrello e allora puoi farlo tranquillamente, no? Però poi non devi lamentarti, ma io lo amavo, io lo amavo, ma io lo amavo, io lo amavo. E se tu poi ti lamenti come una malgacozza, diciamo che chi è causa del suo mal pianga se stesso fondamentalmente. E questo è un punto fondamentale. Comunque, vedo delle domande, che fate delle domande. Se volete fare delle domande dovete o abbonarvi al canale, questo sto vedendo che Lucia sta chiedendo delle cose, o ti abboni al canale o fai delle donazioni, altrimenti non rispondo alle domande. Salutiamo anche Pink, questo ovviamente per dar pregio alle persone che sono abbonate. Quindi, ovviamente, naturalmente è impossibile sapere con certezza cosa vuole ottenere una persona, un uomo, ignorandoti. Il modo migliore per capirlo è provare a testare muovendo dei piccoli tasselli. Allora, ovviamente uno potrebbe anche chiedere, ma come mai, no? Però chiedere... diciamo, certo, ci sono dei momenti in cui magari potresti chiedere, scegliere il momento giusto per parlare, chiedergli, dirgli direttamente come ti fa sentire il suo comportamento. Questo potrebbe essere anche una soluzione, ma spesso questa non è la soluzione migliore, spesso resti insoddisfatta della risposta, per cui intanto quando uno ti ignora devi sicuramente prendere in considerazione l'idea di allontanarti da lui, punto. Questo è il primo punto. Non hai bisogno di stare con qualcuno che ti fa sentire infelice o insicura. Poi devi imparare a farti valere. Farsi valere con un uomo che ti ignora può essere difficile, ma è importante ricordare che non sei tu il problema. Se lui ti ignora, poi fondamentalmente, ma ti cerco fondamentalmente ogni tanto, raramente, magari ogni tanto, il problema lo ha lui, con se stesso, non con te. Questo è un punto fondamentale. Nel frattempo mettete un like, fate donazione al canale e abbonatevi al canale. Quindi la prima cosa che devi fare è essere forte e indipendente. Non devi lasciare che il suo comportamento ti influenzi. Continua a vivere la tua vita e concentrati sulle cose che ti rendono felice. Questo è, diciamo, la prima cosa fondamentale che devi fare fondamentalmente. Questa è la prima cosa fondamentale che devi fare, non ce ne sono altre. Questo è il primo punto molto importante che devi prendere in considerazione. Poi non cercarlo. Se ti ignora, non cercarlo! Non mandargli messaggi, non chiamarlo, non cercarlo nei vari social, perché altrimenti ti dai la zappa sui piedi da solo. Non scrivergli, non telefonargli, perché questa è la cosa peggiore che fanno le persone, no? Quando sono ignorate iniziano a cercare. Quando sono ignorate iniziano a inseguire, iniziano a fare le cagne che arrivano scodinzolando. Appunto, lo messaggio, questo è il punto fondamentale. Non devi cercarlo! Questo è il punto fondamentale. Perché, come dice la nostra Green Apple, se sei presa dalla messaggita acuta, ficcati il telefono dove ficcheresti le supposte. Cioè, quando sei presa dalla messaggita acuta e ti svegli di notte e inizi a scrivere messaggi, ma dove sei? Perché poi fai dei ragionamenti più assurdi, no? Inizia a dire, ma gli ho solo scritto 5 messaggi, non mi ha risposto, magari i messaggi sono andati persi, magari non li ha letti, aspetta che gli scrivo anche il 6° messaggio, e magari poi va perso anche quello, allora gli scrivo il 7°, l'8° e il 9°.
No, cioè, arrivi a ragionamenti assurdi, no? Dopo 5 messaggi pensi che... E quando invece sei presa dalla messaggita acuta, prendi il tuo telefono e ficcatelo dove si ficcano normalmente le supposte. Tanto, come dire, tra le supposte scadute che ti prendi normalmente e il telefono non c'è nessuna differenza. Anzi, magari se il telefono gli lasci pure la vibrazione, potrebbe darti pure un sollievo, un beneficio, un piacere. Quindi questo è il primo punto fondamentale, il primo punto basilare. Quindi quello che devi fare poi è, diciamo, non cercarlo. Se ti cerca poi lui, digli guarda, non avevo tempo e poi non mi piace il tuo comportamento in modo generale e non cercarlo più. E prendi anche in considerazione l'idea di allontanarti fondamentalmente. Poi ci sono molti modi, no? Ad esempio, per dire, se lo incontri, per dire, no? Ci sono quelli che dicono, l'ho incontrata a una festa, l'ho incontrata in un locale e mi ha ignorato, no? Se magari hai avuto una relazione con uno che poi incontri da qualche parte, questo manco ti pigli in considerazione, tu continua a divertirti, manco prendilo in considerazione, fai vedere che ci sono altri uomini che sono interessati a te. Non farti distrarre, no? Da cercare di capire cosa fa lui, manco considerarlo, dargli lo stesso valore che daresti a un appendino. Se ti ignora quando tu lo chiami, diciamo non chiamarlo più e fatti i cazzi tuoi fondamentalmente. Se ti ignora quando gli mandi un messaggio, non devi insistere. Tu mandi un messaggio, se una persona non mi risponde al messaggio, io non gli scrivo più, manco morto, cioè non gli scrivo più assolutamente per nessun motivo. Per nessun motivo gli scrivo più, non lo prendo neanche più in considerazione. Cioè, non è che scrivo il secondo messaggio, magari il primo è andato perso, poi gli scrivo il terzo. No, basta, punto. Ma nel frattempo non è che sto a girarmi i pollici. E sto a sperare lì a guardare il telefono, no, me ne dimentico proprio. E intanto, come dire, se una persona si allontana, perché io salutiamo anche Gloria Pantaloni, abbiamo Gloria Pantaloni, poi abbiamo la Gloria Camicetta, la Gloria Gonna Gloria, oggi è Gloria Pantaloni. E comunque, questo è importante, no? Riuscire a fare questo, ma dobbiamo farlo con fiducia in noi stessi. Poi, ovviamente, ci sono anche un modo da utilizzare, che si può utilizzare con le persone che ti ignorano, diciamo. Può tornare in aiuto, ad esempio, la comunicazione ipnotica. La comunicazione ipnotica o comunicazione di Milton Erickson è un modo che può essere utilizzato per influenzare, diciamo, il comportamento di un'altra persona utilizzando la suggestione. Può essere usata per far sì che qualcuno ti presti attenzione, può essere usata per far sì che qualcuno ti apprezzi e ti desideri. Salutiamo anche Olga. E quello che dice Betty è vero, spesso si generano, diciamo, delle cose, uno si allontana, uno si avvicina, uno si allontana, uno si avvicina. Spesso si generano questi meccanismi, diciamo, che sono di tira e molla fondamentalmente. Spesso questi meccanismi si realizzano fondamentalmente. Quindi è importante, ad esempio, utilizzare la comunicazione ipnotica quando ovviamente interagisci con lui, non quando ti ignora. La comunicazione ipnotica intanto prevede tutta la gestione del paraverbale, no? Devi imparare a usare il tono di voce giusto. Non sembra, ma il tono di voce può essere molto, molto seduttivo. Devi sempre mantenere un tono di voce calmo, rilassato e autorevole.
Non puoi fare voce acuta, perché non ti fai sentire? Perché non ti fai sentire? Certo, se fai queste vocine, diciamo, da checca isterica, se vogliamo, ma perché non ti fai sentire? Se fai queste vocine, come dire, che si percepiscono anche nei messaggi fondamentalmente, quello ti ignorerà. Assolutamente. Invece, anche se sei donna, devi sempre mantenere, quando vedi, un tono di voce potente, potente, femminile, ma non devi fare la checca isterica. Quindi è fondamentale questa cosa qua. Poi, usa anche quando interagisci con questa persona l'eye contact, il contatto visivo, che fa parte sempre della parte non verbale, no? Della comunicazione ipnotica. Il contatto visivo è un modo per creare un legame comunque. Quindi impara a guardare la persona negli occhi. Impara, diciamo, ad esempio, utilizzare la comunicazione di controllo. Anziché guardarlo proprio negli occhi, guarda questo punto qua, che sarebbe il terzo occhio, il chakra. Questo è un punto di comando. Non sembra strano, ma se tu, anziché fare focus, diciamo, sullo sguardo, fai focus, diciamo, sul terzo occhio, su questo punto, è molto importante perché in questo modo riesci a, è un punto di comando fondamentalmente. E invece se guardi gli occhi, quindi i punti da fissare, diciamo, quando interagisci con una persona sono il terzo occhio. Poi l'occhio sinistro, l'occhio destro e la bocca. Anche la bocca è un punto molto importante, quindi l'occhio sinistro, l'occhio destro e la bocca. Perché se tu guardi la bocca, ottieni dei risultati e questo è molto importante. Per quale motivo? Perché diciamo, l'occhio sinistro appartiene diciamo, all'emisfero sinistro perché gli occhi non sono ambivalenti, l'occhio destro all'emisfero destro, quindi la parte emotiva, e la bocca alla parte istintiva. Quindi tu puoi dare un segnale triplice fondamentalmente, no? Quindi ti suggerisco di guardare l'occhio sinistro, l'occhio destro e poi la bocca. E mandi, diciamo, questo tipo di segnali e poi guardare anche il terzo occhio, puntare anche sul terzo occhio. Quello è una strategia di comando fondamentalmente. Poi, usa le parole giuste. Le parole e le frasi che sono suggestive possono influenzare i suoi desideri e le sue emozioni fondamentalmente. Questo è un punto molto importante, no? Perché le parole evocano delle emozioni, anzi c'era, non so, mi ricordo se era Bandler o Grinder o tutte e due, che dicevano che una parola in realtà può essere un condensato di emozioni, può essere un condensato di emozioni. Nel frattempo mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e fate donazioni al canale se volete fare donazioni al canale. Se non volete fare donazioni al canale, non fatele, ma io vi suggerisco di farle per dare un sostegno, se il canale vi piace, ovviamente. Allora, quindi usa le parole giuste e poi anche uno dei modi, diciamo, che viene utilizzato anche dalla pubblicità fondamentalmente per, come possiamo dire, utilizzare la comunicazione ipnotica, è un po' quello della ripetizione. No? La ripetizione è un potente strumento di ipnosi, di comunicazione ipnotica, quindi quando vedi che una parola funziona, ripeti delle frasi. Ad esempio, un esempio di comunicazione ipnotica può essere che quando parli lo guardi negli occhi, usi un tono di voce calmo, rilassato
e gli dici qualcosa. Non so se ti rendi conto che quando mi guardi negli occhi ti senti attratto da me, ti senti eccitato e desideri stare con me. Magari non te ne rendi conto, però in qualche livello si può percepire. Ecco, queste sono delle domande, diciamo, che sono fondamentali. Ad esempio, su una persona che hai appena conosciuto c'è anche il contatto fisico, no? Ad esempio, mentre parli, toccarlo sul braccio, sulla spalla, è un modo per creare comunque un ancoraggio emozionale, soprattutto quando sta provando. Salutiamo anche Katia. Soprattutto quando sta provando delle cose importanti, no? Quando sta provando delle emozioni forti, tu puoi utilizzare questo meccanismo, che è il meccanismo degli ancoraggi emozionali, cioè stabilisci, crei un contatto fisico, stabilisci un contatto fisico. E una volta che hai stabilito un contatto fisico, puoi sicuramente ottenere dei risultati, no? Perché se tu stabilisci un contatto fisico, riesci a comunque creare subito una connessione profonda con questa persona. È molto importante, questo è molto importante perché genera comunque una connessione importante. E poi, vabbè, ci sono altri sistemi che possono essere utilizzati, insomma, ad esempio i comandi nascosti, no? I comandi nascosti che fanno sempre parte della comunicazione ipnotica sono un modo per comunicare con qualcuno in modo indiretto, possono essere usati per trasmettere messaggi o istruzioni, diciamo, alla parte inconscia della persona senza che l'altra persona se ne accorga, diciamo, no? Tu puoi utilizzare, diciamo, devi definire un comando e poi lo inserisci dentro una frase. Potresti utilizzare il comando guardami, il comando sorridi, il comando lodami, ma tu devi tenere presente che, ad esempio, nel caso del comando lodami, e salutiamo anche Crazy Robby bravo Crazy, nel comando lodami devi tenere presente che ad esempio su di me non funzionerebbe mai il comando lodami, perché io non vengo da Lodi per lodarti, io non vengo da Piacenza per piacerti, io non vengo da Spotorno per sposarti, io non vengo da Ascoli per ascoltarti, io vengo da Chiavari. O quando sono al sud vengo da Trapani e basta. Quindi su di me, ad esempio, il comando lodami non funzionerebbe. Però diciamo che su altre persone potresti anche utilizzare. Invece Tug viene da Lecco, ad esempio, Tug viene sempre da Lecco. Non sappiamo come mai, ma Tug viene da Lecco. Possiamo utilizzare i comandi, no? Il comando è inserito dentro una frase, fondamentalmente. Può essere, diciamo, una frase che tu dici dove inserisci il comando, inserito all'interno di una domanda, inserito all'interno di una frase, ad esempio anche la semplice frase: ti è mai capitato di guardare un uomo negli occhi e di provare una forte attrazione nei suoi confronti? Oppure ti è mai capitato di parlare con una donna e tu li stai parlando con lui, guardarla negli occhi e tu lo stai guardando e renderti conto di amarlo fondamentalmente? Quindi, beh, ad esempio, possono esserci anche dei comandi indiretti, no? Perché, ad esempio, se tu vuoi che una persona ti sorrida, puoi attivare, diciamo, dei neuroni specchio fondamentalmente.
i neuroni specchio, ad esempio, se tu sorridi a una persona mentre gli parli, è probabile che questa persona ti sorrida a sua volta. Quindi tu riesci a indurre fondamentalmente, uno stato che attiva direttamente i neuroni specchio, per cui quella persona, ad esempio, diciamo, inizierà a sorridere e quindi proverà uno stato emotivo positivo che tu puoi agganciare, puoi ancorare, ad esempio utilizzando un contatto fisico, utilizzando, diciamo, esatto, il sorriso è contagioso, ma è una sorta di comando ipnotico, se vogliamo, il sorriso, no? Come altri, è una sorta di comando indiretto fondamentalmente, perché poi quando tu ottieni il sorriso, quindi uno stato d'animo correlato, puoi, diciamo, puoi utilizzare, diciamo, un contatto fisico o qualcosa, insomma. Ma anche il contatto fisico puoi crearlo indirettamente, no? Perché, come possiamo dire, se tu quando parli con una persona, magari lo tocchi sul braccio o sulla spalla, oppure ti avvicini a lui, è come se indirettamente, no, li crei, perché il contatto avviene comunque tra due parti, no? Quindi sono tutte queste cose che tu puoi utilizzare, oppure attraverso delle domande, come dicevamo prima, che possono essere utilizzate. Questo in generale deve essere messo in atto con una persona che in qualche modo ti ignora fondamentalmente. Come dice giustamente anche Tug, strappare un sorriso dà potere fondamentalmente, no? E infatti le persone che sanno creare degli aneddoti divertenti, che sono ironici, l'ironia è un potente strumento di seduzione per attrarre comunque le persone. Ecco, queste sono un po' le strategie, diciamo, che potete utilizzare quando avete a che fare con una persona che vi ignora, oppure quando avete a che fare con una persona che non ti dà quello che vuoi. Ovviamente, se ci sono altri segnali, ad esempio ti puoi rendere conto, intanto mettete un like che non costa nulla, il like non costa veramente nulla, quindi vi invito a mettere un like, spolliciate, perché contribuisce a far girare il video grazie all'algoritmo, l'algoritmo guarda anche i like, per cui un like mettetelo, se non volete fare donazioni o non volete abbonarvi, però almeno un like mettetelo, perché contribuisce a far girare il video. Se una donna, tanto per parlare anche tu che hai fatto le domande, se una donna ti fa vedere l'album di famiglia col marito, la figlia, eccetera, più che segnale di apertura è un segnale che lei tiene alla sua famiglia. Ecco, questa è una cosa interessante, no? È un comando indiretto, no, che dice Tug, perché se tu vuoi avere una relazione fedifera e concubina con una donna, gli fai subito vedere la foto, l'album di famiglia, no, con la moglie, il marito, la figlia, eccetera, eccetera, o una donna con un uomo, no? Perché ti faccio vedere l'album di famiglia dove io sono con mia moglie, mia figlia, mio figlio, eccetera, eccetera, è un modo per dirti: guarda che la nostra relazione deve essere solo trasgressivo. È un comando indiretto fondamentalmente, no? Anche se tu non dici niente, è fondamentale tenere presente che questo è un comando comunque indiretto. E salutiamo anche la Nespola, E quindi una persona che ti fa vedere l'album di famiglia ovviamente ti vuole dire: guarda che possiamo, come si dice, ciulare liberamente, ma la mia famiglia non deve essere messa in discussione. Anzi, io, chi ha delle relazioni, diciamo, chi è sposato e ha delle relazioni e vuole avere una relazione con una persona single, ad esempio, se sono entrambi sposati, ecco, quando una persona sposata vuole avere una relazione con una persona single, deve subito mostrare l'album di famiglia, è la prima cosa che deve fare,
perché è come se gli dicesse: guarda, che se tu vuoi è così, e se non vuoi, fuori dal cazzo. Cioè, e se tu sei single, non devi mai illuderti che una persona sposata lascerà la moglie, fondamentalmente, o il marito per te. Non lo farà mai, non lo farà mai. Abbiamo la nespola, la nespola. Però non sappiamo se le albicocche sono meglio delle nespole. Questo, c'è questa cosa qua. Saranno meglio le albicocche o saranno meglio le nespole? Ma ai posteri, largo sentenza. Quindi sono un po' di situazioni che potete fare. Ma la cosa, beh, ma è giusto, non è giusto? Diciamo che ognuno è libero. Cioè, il non giusto sarebbe quando una persona ti dice una cosa per un'altra, no? Ma poi, insomma, anche la relazione con una persona sposata in alcuni casi potrebbe essere una soluzione per qualcuno. Chi non vuole avere relazioni non vuole costruire niente, conviene trovare una soluzione. Dipende sempre dall'obiettivo che noi abbiamo. Quello che per qualcuno è un problema, per un altro può essere una soluzione. È ovvio che, salutiamo anche Arianna, è ovvio che se con una persona se il tuo obiettivo è quello di crearti una famiglia, e poi non devi andarti a cercare una persona che la famiglia ce l'ha già, perché sennò saresti una fessa. Eppure molte persone lo fanno, no? Hanno una famiglia, vorrebbero una famiglia e si innamorano di un uomo sposato che la famiglia ce l'ha già. Oppure potrebbe essere anche un uomo non sposato, divorziato, ma che comunque ha figli e non gli va di mettere su famiglia con un'altra persona. Oppure una donna magari divorziata ma che ha figli, quindi la sua nucleo familiare ce l'ha già fondamentalmente, no? Se tu vuoi costruire un tuo nucleo familiare con una famiglia, con figli, eccetera, la soluzione più semplice è trovarti una persona libera, che è single e senza figli, cioè diciamoci la verità, questo è un fatto fondamentale, no? Cioè è ovvio che se voi cercate, invece se voi volete una relazione senza impegno, un uomo che vuole una relazione senza impegno può trovarsi una donna sposata con un marito geloso che la fa uscire una volta di morte di papa, no? Questo dipende, diciamo, io credo che dipende molto dall'obiettivo che noi abbiamo, quindi la cosa fondamentale a monte di tutto sta nel definire gli obiettivi che noi abbiamo. Ecco, questo comunque è ovvio che se poi hai a che fare con uno sposato che ti dice che lascerà la moglie, ma tanto la moglie non lascerà, tu devi lasciare lui, perché e se ti ignora, chi se ne fotte, vatti a trovare altre situazioni. Bene, detto questo, mando un saluto a tutti, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo al